scoraggianti in tutta Italia, Lombardia compresa. Ci meritiamo il sorriso. Il Premier Conte, passata l'emergenza sanitaria, punta alla rinascita del paese grazie ai fondi europei. Occasione storica per cambiare ciò che non funziona. Con la nuova ordinanza regionale, il Friuli Venezia Giulia torna quasi alla normalità. Da domani via libera anche a spettacoli e fiere. Mascherina solo al chiuso o in caso di impossibilità di distanziamento. Dopo oltre 3 mesi dal primo caso di coronavirus a Gorizia, il bollettino regionale quotidiano sul Covid si azzera. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo positivo e nessuna vittima e l'80% dei malati complessivi risultano guariti. L'Austria apre a tutti i paesi confinanti tranne l'Italia. I dati non lo consentono ancora, spiega il ministro degli esteri. Intanto, nel primo giorno di circolazione libera tra regioni, l'A4 si riscopre congestionata, 2 tamponamenti tra TIR. Se i dati continueranno a decrescere, il governo affronterà il tema della riapertura degli stadi al pubblico, lo ha detto il sottosegretario al Ministero della Salute Zampa. Beccao recupera, attesa per il calendario di Serie B. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Poco meno di un'ora fa vi abbiamo fatto ascoltare live le parole del Premier Conte, Conte che ha definito l'Italia un paese che ormai è fuori dall'emergenza sanitaria, un paese che ora ha una straordinaria occasione di rinascere e cambiare grazie ai fondi europei. Sentiamo. 3 giugno apriamo i nostri confini regionali. Questo significa che ci potremo spostare da regione a regione senza più autocertificazione. È una decisione che abbiamo preso in piena consapevolezza perché i dati della curva epidemiologica ci dimostrano che il sistema di controllo che abbiamo adottato sta funzionando. Abbiamo accettato tutti insieme, responsabilmente, di modificare le nostre radicate abitudini di vita. Dico solo, facciamo attenzione, le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. Realizzare al più presto questi disegni. Se questi progetti verranno approvati potremo subito emanare decreti legislativi e attuare queste riforme. Poi occorre una seria riforma fiscale. Il nostro fisco è iniquo, è inefficiente. Vogliamo tutti pagare meno, ma per fare questo dobbiamo mettere mano a una seria riforma e anche su questo stiamo lavorando. L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro paese senza sottoporsi a quarantena. In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Mendola stanno facendo un gran lavoro in Europa e non solo sul piano diplomatico per assicurare che il nostro paese torni immediatamente a essere la meta sicura, ambita dei turisti d'Europa e del mondo intero. E adesso più che mai dobbiamo concentrarci sul brand dell'Italia nel mondo, per promuovere l'incomparabile patrimonio artistico, naturale che possediamo. Perché in tutti questi mesi la bellezza dell'Italia, lo dobbiamo dire con forza, non è mai andata in quarantena. Dalle parole di Conte all'ordinanza del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ora è ufficiale, cade l'obbligo sempre e comunque della mascherina. Da domani all'aperto si potrà circolare senza protezione naso-bocca. Via libera anche a cinema, teatri, sagre e terme. Praticamente, tranne la scuola, possono riprendere tutte le attività nel rispetto delle linee guida.
Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato la nuova ordinanza con cui, a partire da giovedì 4 giugno, si toglie l'obbligo delle mascherine nei luoghi all'aperto e c'è la riapertura dei cinema e dei teatri, delle sagre e delle fiere, delle terme e dei centri benessere, tutto in sostanza, tranne le scuole. L'uso delle mascherine o delle protezioni delle vie respiratorie rimane obbligatorio nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico e all'esterno in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo, lo ricordiamo, i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni. Quando ci si sposta in auto è obbligatorio l'uso delle mascherine se non è possibile rispettare sempre il metro di distanza tra non conviventi. È comunque obbligatorio per chiunque esca fuori casa avere a disposizione le protezioni. Via all'apertura dei cinema, dei parchi tematici, delle aree divertimento, ritornano pure le sagre e le fiere. Ok anche per i servizi all'infanzia, all'adolescenza, alle strutture termali, ai centri benessere e le professioni della montagna, ovvero guide alpine e maestri di sci. Saranno riaperti i musei, gli archivi e le biblioteche, così come le strutture turistico-ricettive all'aria aperta. Viene ammesso il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli studenti assegnatari del posto di alloggio, limitatamente alle esigenze dettate da situazioni che impediscano il rientro nelle rispettive città. Viene consentita infine, oltre a quella già autorizzata in precedenza, l'attività di emporio solidale e la raccolta di abiti usati ai fini di solidarietà. E nonostante i numeri del virus in calo e la riapertura, insomma, della nostra regione, ma anche in generale dell'Italia, a tutte le attività, l'Austria non riaprirà per il momento il confine con il nostro paese. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Schallenberg. Apriamo verso 7 paesi confinanti, dice, non ci saranno più controlli come prima dell'emergenza coronavirus. I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile, ha detto il ministro in conferenza stampa. Non è una decisione contro l'Italia, ha sottolineato Schallenberg. Il governo austriaco la settimana prossima effettuerà una nuova valutazione in merito a una possibile apertura verso il nostro paese. Vediamo che la situazione in Italia è molto migliorata e che alcune regioni, come l'Alto Adige, hanno buoni dati Covid. Vienna valuterà perciò seriamente la proposta di Bolzano di consentire viaggi in alcune regioni italiane. L'obiettivo resta l'apertura verso l'Italia, ma appena i dati lo consentiranno, ha concluso il ministro. Su questo fronte sta lavorando il ministro degli esteri italiano Di Maio, il quale si è detto comunque fiducioso che questa vicenda nei prossimi giorni possa evolversi positivamente per l'Italia. Parlavamo di numeri positivi e oggi sono davvero positivi per la nostra regione, perché il Friuli Venezia Giulia dopo 3 mesi può festeggiare il primo giorno con nuovi contagi 0 e decessi 0. Questo succede per la prima volta dal 29 febbraio scorso, giorno in cui si registrò il primo caso a Gorizia. Nel frattempo Mattarella ha fatto Cavalieri della Repubblica 3 protagonisti della lotta al virus in Friuli Venezia Giulia. Facciamo il punto con Davide Zanirato. 0 decessi, 0 contagi. Il giorno tanto atteso è arrivato e a comunicarlo la Protezione Civile Regionale con il suo consueto bollettino. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, l'equivalente della somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, è sceso a quota 301, 9 in meno rispetto a 24 ore fa. In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, mentre quelli in altri reparti scendono a 39. Non si sono registrati quindi ulteriori decessi, che rimangono a quota 336 e, come detto, a distanza di 3 mesi da quel 29 febbraio che vide il primo caso in regione emerso a Gorizia, non ci sono stati nuovi contagi. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus rimangono quindi 3.276. Di queste l'80% risulta guarito, ovvero 2.639, 9 in più di ieri. I clinicamente guariti sono 68, le persone in isolamento domiciliare 192. E in questa giornata di buone notizie è arrivato anche il riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 3 corregionali particolarmente distinti nel servizio alla comunità durante l'emergenza del coronavirus. Si tratta di Alessandro Santoianni, direttore della Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento e di Paluzza, di Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica della struttura per anziani sanvitese, che assieme ai colleghi, allo scoppio dell'epidemia, aveva deciso di rimanere a vivere nella RSA per proteggere gli anziani ospiti,
Infine Maurizio Cecconi di Gonars, professore di anestesia e cure intensive all'Università Humanitas di Milano, definito da IAMA, il giornale dei medici americani, uno dei tre eroi mondiali della pandemia. Per tutti loro l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Facciamo un riassunto ora dei dati nazionali sul contagio delle ultime 24 ore. Sono 71 le vittime di coronavirus nell'ultima giornata appunto in Italia, in aumento rispetto alle 55 di ieri, però per la prima volta dall'inizio dell'emergenza è salito a 12 il numero delle regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato vittime per il coronavirus. Tra queste, come abbiamo sentito, c'è anche il Friuli Venezia Giulia. Stabile l'aumento dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 321 casi. Oltre alla provincia di Bolzano ci sono 8 regioni a 0 nuovi contagi, anche in questo caso ci siamo anche noi del Friuli Venezia Giulia. Sono saliti a 160.938 guariti e dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 846 unità. I malati complessivi sono 596 in meno di ieri e sono 353 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 55 meno rispetto a ieri. Torniamo alla nostra regione, dove sta tornando alla normalità anche la sanità. Domani ripartiranno a pieno regime le attività della cardiologia dell'ospedale di Gorizia. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Ho letto di tutto sull'ospedale di Gorizia. Che non si ripristinano le condizioni iniziali, che c'è la volontà della regione di chiudere delle attività. Devo dire, sono abbastanza amareggiato, perché alla fine noi stiamo uscendo da una fase, così come definita la fase 1 del Covid. Abbiamo ripreso fortunatamente, perché la curva si sta stabilizzando, anche le attività, e gradualmente, come la vita normale, anche le strutture ospedaliere devono ritornare alla normalità. E devono ritornare alla normalità garantendo la sicurezza, con una organizzazione che deve essere in grado anche di, eventualmente nel caso di un ritorno del virus, di ripristinare le condizioni iniziali. Ad oggi noi abbiamo riconvertito tutte le terapie intensive. Gorizia è un ospedale Covid free, è stato uno dei primi ospedali a ristabilire le condizioni iniziali, e anche tutta questa polemica della cardiologia, che va avanti da troppo tempo, è una polemica gratuita, strumentale. Che da domani 4 giugno, anche l'ultimo tassello verrà riposto nella sanità isontina. Perciò, dopo un processo attraverso il quale progressivamente c'è tutto quello che era stato sospeso, temporaneamente sospeso, per far spazio ai 15 posti letto di terapia intensiva per gli ammalati Covid-19, come avevamo assicurato, anzi in largo anticipo su quanto avevamo assicurato, domani si completa il quadro. Perciò domani 4 giugno anche cardiologia rientra, anche unità coronarica rientra, il cardiologo per 7 giorni alla settimana, per 24 ore al giorno ritornerà ad essere presente nel nostro ospedale. Perciò riparte, per capirci, tutta l'attività ambulatoriale, elettrofisiologia, elettrostimolazione con 4 posti letto subintensivi, unità coronarica, come avevo assicurato, con 4 posti letto invece intensivi, il cardiologo. Un grazie al vicepresidente Riccardi, un grazie al direttore generale della ASUGI, un grazie anche perché in realtà la sanità che noi offriremo non è quella di prima, è quella di prima con ulteriori aggiunte. A proposito di sanità e salute, c'è una battaglia piuttosto tosta che si appresta a vivere Francesco Russo, consigliere regionale del PD. Non c'entra il Covid, ma c'è un'altra malattia, lo ha pubblicato poco fa lo stesso Russo sul suo profilo Facebook, che andiamo a leggervi. Questo post è personale, scrive, e tra quelli che ho pubblicato uno dei più difficili. So che è la cosa giusta da fare, perché per me anche in politica il rapporto umano ha sempre avuto la precedenza su idee, proposte, strategie, vittorie o sconfitte. E siccome credo ogni rapporto vero si basa sulla trasparenza, non si può essere sinceri nella vita pubblica ma nascondere ciò che di importante
nonostante accade lontano dai riflettori. Ho un tumore al pancreas. L'ho scoperto pochi giorni fa, dopo un breve periodo in ospedale, cominciato con una visita per quello che sembrava un semplice malessere. Non sarà qualche cellula impazzita a fiaccare la mia passione e il mio impegno civile, avere l'onore e la responsabilità di rappresentarvi interpretando l'attività politica come servizio alla comunità e quello che ho sempre desiderato e per cui ho duramente lavorato con tanti di voi in questi anni. Alcuni risultati importanti li ho raggiunti, ma non sono uno a cui piace lasciare le cose a metà. So di avere un obiettivo, lo stesso che ha animato il mio impegno per Trieste in questi anni, iniziato con la sdemanializzazione di Porto Vecchio. Dopo ogni batosta mi sono rimboccato le maniche e ho lavorato con ancora più determinazione. Potete stare certi che lo farò anche stavolta. Ovviamente mandiamo un grosso in bocca al lupo a Francesco Russo, consigliere regionale del PD. Cambiamo ora argomento e parliamo di trasporto pubblico. L'11 giugno aprirà in Friuli Venezia Giulia il nuovo corso. Dalla prossima settimana saranno avviati i servizi del nuovo gestore unico TPL FVG Scal. Vediamo. Assessore Pizzimenti, l'11 giugno inizia la nuova era del trasporto pubblico locale per il Friuli Venezia Giulia. Come migliorerà il servizio? Beh, assolutamente con delle attività che vanno verso l'utente, sia per il numero di corse ma anche per il numero di chilometri. Questo vuol dire che raggiungeremo delle aree che prima non erano mai state raggiunte, ma anche implementeremo quelle che sono già le corse esistenti. Tutto a favore del territorio e a favore degli utenti, perché l'obiettivo primario che ha la Regione è quello di trasportare il maggior numero di persone all'interno del trasporto pubblico locale, per evidenti ragioni: minore inquinamento, maggior spostamento di macchine, maggior sicurezza. Quindi tutto questo è l'obiettivo principale. Assessore, dopo Covid un nodo è il trasporto pubblico scolastico, come vi siete organizzati? Assolutamente sì, forse il nodo più difficile e importante dei prossimi mesi. Stiamo organizzando un tavolo in cui partecipano tutti gli attori più importanti, che sono la direzione regionale scolastica, noi, le società di trasporto, quindi la SCAR, per vedere come organizzare il rientro degli studenti. Purtroppo la cosa più difficile è che non sappiamo a tutt'oggi come sono le modalità del rientro di questi studenti, per cui noi stiamo attendendo le linee guida per la scolasticità del prossimo anno, quindi per l'entrata dell'inizio del nuovo anno scolastico, per poi adeguarci a quelle che sono le esigenze. È chiaro che se arrivano tardi saremo tardi anche noi. Dottor Agnello, quali sono gli investimenti previsti dalla nuova SCAR per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia? Allora, sono investimenti importanti, parliamo di circa 25 milioni di euro, oltre a 135 milioni di euro per l'ammodernamento della flotta negli anni a venire. Il grosso di questo investimento è sulla infomobilità, quindi ad esempio un'app unica regionale con la quale poter pianificare il viaggio e con la quale poter acquistare il biglietto piuttosto che l'abbonamento, ma anche la videosorveglianza su tutta la flotta urbana. Quindi non è più solo un tema di sicurezza percepita, ma sarà un tema di sicurezza reale. E anche un investimento molto, molto forte in contapasseggeri, che è una strumentazione che ci serve per poter contare tutte le persone che salgono e tutte le persone che scendono, che ovviamente è uno strumento a disposizione dell'azienda per fare delle analisi sui movimenti della domanda, ma anche come strumento, come ausilio per combattere l'evasione, che è un problema che comunque c'è. A proposito di trasporti e mobilità, oggi è stata la prima giornata di libera circolazione tra regioni e allora siamo andati alla Tisana, al confine tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, per vedere com'è andata. Lei è di San Michele, era la Tisana a fare acquisti? Sono andato a Tisana a una visita, affinché sia dei amici, trovarsi. Come sta vivendo lei questa formale riapertura della libera circolazione tra regioni? Beh, insomma, non sei male, sai. Sì, perché siamo stufi di stare chiusi sempre. Privati proprio, anche qua a confine, un paese da vicino, no? Nel poter dare di qua e di là è brutto. Comunque. Lei ha congiunti anche alla Tisana, familiari? Sì, sì, quindi familiari. Già da qualche settimana aveva potuto comunque far visita, sì, era stato autorizzato. Adesso sì, cominciamo a far visita, sì. Siamo liberi adesso, speriamo che sia per sempre. Sono di San Michele del Tagliamento, sì. Ero alla Tisana a fare una passeggiata. Ecco, come vive lei questo via libera ufficiale
tra le regioni, ecco, senza più bisogno di autocertificazione? Ma caro, vanno bene quelli che lavorano, quelli che rendono anche il mondo, diciamo, economico. Poi per me, cosa vuoi, io sono pensionato, quindi mi sta bene tutto, ecco. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che il lavoro si apra, perché noi qua purtroppo viviamo... No, non io sono pensionato, ripeto, per quelli che lavorano in spiaggia, quelli che vivono con 3 mesi o 2 mesi di stagione, lì vedo una cosa un po' problematica, è dura. Sono molto felice che adesso siamo liberi di passare oltre regione. Sì. Cosa ha rappresentato per lei questo periodo di limitazioni? È un po' di sacrificio. Sacrificio perché rinuncia, anche perché per fare diverse cose dovevo rinunciare, insomma. Siamo stati tutti molto limitati, perché siamo comuni proprio attaccati, sì, quindi abbiamo bisogno di andare di là, sì. Rispetto finora delle misure di sicurezza da parte della popolazione, lei come lo giudica? Sì, sì, siamo stati tutti bravi, insomma. Sì, abbiamo seguito, sì. Cosa ha rappresentato per lei anche il periodo di limitazioni proprio qui tra San Michele e la Tisana? Era una grande difficoltà, anche se hai bisogno di qualcosa, anche per trovare parente, familiare. Era un po' difficile la situazione, ma grazie a Dio che tutto sta migliorando. E con la riapertura dei confini tra regioni, anche le spiagge del Veneto e del Friuli Venezia Giulia si sono rimesse in connessione. Stamattina siamo andati a vedere la situazione a Bibbione, dove nelle ultime 2 settimane tra hotel, villaggi e appartamenti si conta un 70% di prenotazioni in più rispetto alle prime 2 settimane di maggio. Vediamo. Naturalmente oggi è una bella giornata, non solo in senso meteorologico, perché finalmente almeno tra regioni italiane ci si può spostare senza la famosa autocertificazione. E in luogo di vacanza questa è una notizia molto bella. E quindi libertà per tutti, libertà però con consapevolezza. Cioè, sappiamo tutti che il virus è circolante, vogliamo offrire una vacanza assolutamente bella con questa attenzione. Quindi le mascherine laddove c'è assembramento, non servono dove non c'è. Noi peraltro in spiaggia l'abbiamo governata anche le spiagge libere, non tutte, con una app dove si può prenotare un posto di circa 25 metri quadri, quindi una famiglia di 4 persone può prenotarla, sempre libera, sempre non a pagamento, e quindi governiamo al massimo questa situazione. Poi ci sono ancora spiagge libere dove, come sempre, ci si può stazionare liberamente. Sono tante anche le famiglie friulane che vengono sulle spiagge libere. Sono tantissime, tanto è vero che in questi mesi veramente ero sempre dispiaciuto nel dire non potete venire, non potete visitare la vostra casa, che qui hanno investito i loro risparmi. Mi è dispiaciuto tanto. Oggi posso dire, come ho fatto prima una piccola diretta Facebook, come faccio normalmente per i miei cittadini, benvenuti a tutti, ed è un piacere rivederci così vicini, eppure per un tanto periodo così distanti. Rispetto all'estate, a eventuali eventi, anche a misure per incentivare il turismo, alcune delle principali iniziative che avete adottato, oltre l'app, chiaramente, certo, BB App si chiama, quindi lo sapete anche prima. Beh, noi privilegiamo tutto quello che è l'esterno, quindi le nostre piste ciclabili molto ampie, molto lunghe, belle, eccetera, si completeranno sempre con i passi barca, quindi verso il Friuli, che ha avuto... Quindi confermato, ci sarà anche quest'anno il passo barca. Assolutamente. Tra Bibbione, anche Lignano. Che assolutamente sì, ci stiamo lavorando da settimane. Certo è che abbiamo dovuto riconsiderare tutto, posti, viaggi, eccetera, alla luce delle nuove prescrizioni che ci sono, ma vogliamo assolutamente partire. Ancora non so dirvi quando, ma ci sarà sicuramente. E quindi anche gli eventi, ad esempio, non si possono fare giochi collettivi, giusto? Ma dovremmo inventarci qualcosa per i bambini, per farli stare... dopo tanto tempo anche loro in isolamento, all'aria aperta, a giocare, eccetera. Beh, insomma, stiamo approntando tutto, anche con gli spazi aperti nei ristoranti più grandi, concedendo spazi pubblici. Insomma, credo, come ogni località turistica e balneare, i sindaci hanno avuto modo di comprendere la gravità della situazione e di porre in essere tutte quelle azioni per comunque garantire una bella vacanza, una bella e serena vacanza.
Riprende dunque il traffico e purtroppo riprendono anche gli incidenti. Andiamo in A4 dove ci sono stati due tamponamenti a catena questo pomeriggio. Il primo è accaduto poco prima delle 14 fra Portogruaro e San Stino di Livenza con due auto articolati e un autocarro coinvolti, una persona ferita rimasta incastrata nell'autocarro. C'è stato l'intervento dei mezzi di soccorso del personale di Autovie che ha consentito di risolvere rapidamente la criticità evitando il congestionamento del traffico che oggi è stato molto intenso. Il secondo sinistro è avvenuto invece poco dopo le 16 fra San Giorgio di Nogaro e La Tisana, sempre in direzione Venezia, fra quattro mezzi pesanti. Non ci sono feriti gravi e il traffico scorre seppur lentamente in corsia di sorpasso. Sul posto tutti i mezzi del soccorso sanitario e meccanico per rimuovere i veicoli incidentati e ripristinare la circolazione. Ed ora facciamo il punto su tutti i fatti di cronaca di oggi nelle nostre flash news. Triste disavventura per un 50enne di Cervignano truffato da una donna di 38 anni di Castions di Strada che negli ultimi due mesi era riuscita a farsi versare con la scusa di difficoltà economiche circa 20.000 euro senza restituirli. L'uomo, vittima di una truffa romantica, aveva intrapreso lo scorso settembre una relazione virtuale con la 38enne attraverso messaggistica WhatsApp. Poi, malgrado numerose ed esplicite richieste di restituzione, non è stato in grado di rientrare in possesso dei suoi soldi. A quel punto il cervignanese si è rivolto ai carabinieri della locale stazione, che sono riusciti a risalire la responsabile, denunciandola per truffa. Il corpo senza vita di un uomo anziano è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in località Maseris, a Rive d'Arcano, all'interno del sistema di raccolta degli scarti dell'Edra. Pare che l'uomo sia stato colto da un malore e che di conseguenza sia caduto nel canale. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto un'ambulanza e l'elicottero sanitario. Inutili soccorsi! Un giovane di 29 anni di Tolmezzo è stato arrestato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione della Carnia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti rinvenute nella sua abitazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche materiali e beni sottratti da un presidio sanitario pubblico. Il giovane è stato quindi denunciato per il reato di ricettazione. Successive indagini hanno consentito di risalire a un quarantenne residente in un comune della Carnia che avrebbe sottratto i materiali dell'ospedale di Tolmezzo per poi cederli al giovane. La donna è stata denunciata per il reato di peculato. Un giovane di 24 anni, residente a Tavagnacco, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile operativa della compagnia di Udine con l'accusa di stalking. Il giovane, nonostante avesse già ricevuto recentemente l'ammonimento del questore di Udine per atti persecutori nei confronti di una donna di 30 anni di nazionalità sudamericana, è stato sorpreso la notte scorsa mentre la pedinava e molestava. Il ragazzo è stato trasferito in casa circondariale di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I vigili del fuoco di Gorizia hanno provveduto a recuperare dal fiume Isonzo un'autovettura semisommersa all'altezza della passerella di Gradisca di Isonzo. Le operazioni di recupero sono iniziate alle 8.30 e si sono concluse dopo 4 ore di lavoro, al quale hanno contribuito in maniera sinergica e coordinata 22 vigili del fuoco. Un incendio si è sviluppato in mattinata a Trieste, in un capannone sito nella zona industriale di Via Herrera. Dense colonne di fumo nero si sono levate in cielo e hanno fatto scattare l'allarme verso le 11. Sul posto sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste, con autobotte, autoscala e un mezzo da Muggia. Non ci sono feriti, non sono ancora note le origini dell'incendio. E siamo allo sport. Udinese al lavoro questa mattina al Bruseschi nell'unica seduta di giornata che ha visto il rientro in gruppo di Rodrigo Becao dopo il differenziato precauzionale di ieri. I bianconeri torneranno in campo domani con un doppio allenamento. Intanto il governo prende in considerazione l'ipotesi di riaprire gli stadi. Sentiamo Lorenzo Pausa.
Prosegue la preparazione dei bianconeri sui campi del Bruseschi. Squadra oggi al lavoro la mattina, con una seduta mista che ha compreso sia la sessione atletica che quella tecnico-tattica, affrontata con l'organico nuovamente al completo. Si è infatti riunito al gruppo anche Rodrigo Becao, che era stato tenuto a parte in via precauzionale dopo i carichi di lavoro dei giorni precedenti. Lavoro non più individuale anche per Wallace e Teodorcik. La roadmap verso la ripresa del campionato prosegue speditamente con massima attenzione ad ogni dettaglio. Si lavora sull'aspetto fisico, ma anche su quello mentale, con l'inserimento dello psicologo Luca Modolo nello staff di Gotti, per preparare i giocatori ad affrontare il Tour de Force che dal 23 giugno al 2 agosto li condurrà a disputare le 12 partite mancanti della Serie A 19-20. Una stagione che, se da un lato ha visto definirsi il calendario della ripresa post-coronavirus, dall'altro resta con numerosi temi tuttora in fase di discussione. La strada dei play-off è al momento relegata ad un'unica ipotesi, quella di uno stop definitivo del campionato, mentre con almeno 3 partite giocate il piano alternativo sarà quello dell'algoritmo, che però non sarà utilizzato per assegnare lo scudetto. Sul fronte quarantena, Gravina elaborerà una nuova proposta da sottoporre entro il weekend al ministro Spadafora e al comitato tecnico-scientifico, che tuttavia non sembra intenzionato a ridurre le 2 settimane di isolamento per le squadre in cui dovessero emergere dei nuovi contagiati. C'è infine la voglia di riaprire gradualmente gli stadi. La conferma arriva dal ministro della Salute Zampa, secondo cui, se la curva epidemiologica lo consentirà, si potranno studiare le misure per consentire primi accessi al pubblico a partire dal mese di luglio. C'è anche il calendario della Serie B. Sentiamo Alessandro Sursa. Ci siamo, anche la Serie B riparte dopo lo stop legato all'emergenza coronavirus. La Lega ha ufficializzato il calendario degli appuntamenti da qui a fine stagione. Alle 10 è andato in scena un direttivo guidato dal presidente di Lega Mauro Balata, poi alle 12 c'è stata l'assemblea virtuale con tutte le società collegate che hanno valutato il piano della ripartenza. Si comincerà con il recupero tra Ascoli e Cremonese il 17 giugno, poi dal weekend successivo via con la 29esima giornata di campionato. 3 i turni infrasettimanali, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio. La data prevista per l'ultima giornata di regular season è quella del 1 agosto. I playoff inizieranno il 4 e termineranno il 20, mentre i playout il 7 e il 14 agosto. Previsti orari preserali e serali come la Serie A, ma non c'è ancora il dettaglio completo delle gare. È stata infine confermata l'introduzione delle 5 sostituzioni. Intanto continua la preparazione del Pordenone in vista della gara col Venezia. Stamattina Tesser ha diretto il terzo allenamento collettivo, mentre domani e venerdì i neroverdi si alleneranno al pomeriggio. Continua anche l'attività di monitoraggio del gruppo squadra dopo le negatività ai test della scorsa settimana. Attività di monitoraggio che, esattamente come per la Serie A, prevede dei test ogni 4 giorni per avere sempre la situazione sotto controllo, in ottemperanza alle prescrizioni del protocollo FIGC. La società del presidente Lovisa non ha per il momento in programma amichevoli, nemmeno nelle prossime settimane, settimane che quindi verranno utilizzate per raggiungere una condizione fisica accettabile e sufficiente ad affrontare le gare mancanti da qui al termine del campionato. Il conto alla rovescia è partito, meno 17 alla ripresa della Serie B. Ci fermiamo qui, prossima edizione in diretta alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.